Se godo cazzo, godo cazzo, godo cazzo, godo cazzo, 2-0, anche se Coppa Italia, sì, almeno per immolare, abbiamo vinto 2-0, cazzo, sì, sono contentissimo, porca miseria. Vai, ha segnato Henderson Dubiskas, ha fatto assist Zuta per Henderson colpo di testa e Dubiskas invece ha fatto assist Taxidis, ha stoppato e ha tirato di sinistro e ha segnato all'angolino del portiere di Verani. Ci ha portato fortuna di Verani, dai, il portiere della Feralpi Salò, quindi mo ci giocheremo il terzo turno con il Torino, quindi diciamo è una cosa positiva, dai. Comunque sono contento, pure per il morale, insomma, era importante vincere. Falco entrò al secondo tempo e ha giocato bene. I nuovi comunque Zuta e Anderson hanno giocato benissimo, quindi la squadra ha avuto diverse occasioni. Da quello che ho visto, purtroppo non ho potuto vedere la partita come tanti altri tifosi, però comunque le ho viste tramite le scritte come tutti voi, quindi ho visto comunque che Lecce ha avuto diverse occasioni, anche se loro pure hanno avuto qualche occasione, però comunque noi, essendo anche di categoria superiore, abbiamo vinto. Siamo contentissimo, cazzo, molto contento, anche se Coppa Italia. Morale e fiducia. Comunque non abbiamo subito gol, a quanto pare comunque il Corini è un allenatore, diciamo, comunque che è prudente in difesa, però anche attacca. Certo, non facciamo tanti gol. Comunque abbiamo acquistato oggi, diciamo, vabbè, diciamo che abbiamo acquistato tre, però in realtà sono due. E Stekiski, vabbè, insomma, è pure un po' difficile da dirla. Comunque l'attaccante del Verona, l'anno scorso ha fatto tre gol, comunque ha fatto anche in Serie A col Verona. Comunque ha fatto anche diversi gol in Serie B, non mi ricordo, col Chievo. E comunque il giovane Rodriguez del Real Madrid, con 19 anni. Vabbè, una scommessa insomma di Corvino, speriamo bene, dai. E poi Pettinari, vabbè, una cosa strana, praticamente Pettinari è Lecce già dal 1 settembre, solo che nessuno lo sapeva, perché il Trapani doveva pagare il riscatto, diciamo il diritto di scatto che aveva esercitato il 17 giugno, solo perché problemi societari e poi comunque ci sono stati ritardi nei pagamenti del diritto, quindi ha perso questo diritto e quindi è rimasto a Lecce, quindi è buono per noi perché comunque l'anno scorso ha fatto 17 gol in Serie B, quindi un altro giocatore, insomma, come se ne abbiamo acquistati tre, quindi in attacco secondo me potremmo essere già abbastanza bene. Ci serve adesso un altro difensore, un altro terzino destro. Secondo me siamo a posto. Falco e Petriccione e Mancoso, speriamo che rimangano, non lo so, speriamo almeno qualcuno dei tre che rimane. Oggi Falco è entrato al secondo tempo e ha giocato bene, poi è uscito anche alla fine della partita, insomma, per problemi fisici. Comunque speriamo di andare a vincere all'Ascoli. Oggi l'Ascoli ha fatto la figura di merda, quindi 4-1 ha perso col Perugia, e noi sabato andremo a vincere ovviamente ad Ascoli, e quello è proprio minimo. Un obiettivo minimo e categorico, quindi dobbiamo andare a vincere e spaccare il culo agli ascolani. Sempre forza Lecce. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, buona serata e forza Lecce e buon divertimento. E papà, ancora tutti.